sono tornata con un nuovo video insieme a Giulia, alla quale mando subito già un bacio. Sto parlando di Giulia Bloom. Vi lascio qua sotto il suo canale e il suo video, che appunto è uguale al mio perché parliamo di beauty, i nostri preferiti beauty del mese scorso, quindi di aprile. E lei è bravissima. Lo sapete già perché l'ha seguito ormai tutte praticamente, però vorrei che ancora che il suo canale crescesse, cioè ancora di più, volevo dire, vorrei che il suo canale crescesse ancora di più, che avesse ancora più seguito perché se lo merita molto. E quindi mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. Allora, preferiti beauty di aprile? Preferiti beauty di aprile sono abbastanza. Diciamo che aprile è stato il secondo mese di quarantena, si può dire perché. Quindi ho iniziato un po', forse avevo già iniziato a marzo, a dire il vero, però a comprare qualcosina online, visto che non uscivo di casa e quindi compravo qualche prodotto su Amazon, su Sephora, su alcuni siti. E parto proprio da questo acquisto che è questo prodotto di Bionic. Questo l'ho comprato, mi sembra, adesso ho un dubbio perché ho fatto più acquisti in qualche farmacia online, diciamo, farmacia, parafarmacia. Comunque vi lascio qua sotto sempre tutti i prodotti citati, guardateli perché nelle domande mi chiedete dove l'hai comprato, ma io vi lascio tutto nell'info box. Qua sotto al video vedrete che c'è come possiamo dire, una linguetta. Voi dovete aprirla e si apre, si srotola un info box lunghissimo, molto ricco, perché io vi lascio lì tutti i miei link dei social, vi lascio lì le playlist dei video, cosa vi lascio? Tutti i codici sconto attivi, non ne parlo mai, ma comunque trovate tutti i miei codici sconto attivi, dovete fare qualche regalino per voi o per qualcuno, insomma, e trovate tutti i prodotti citati uno per uno con i relativi link per poterli acquistare online. Ok, allora questo è un prodotto di Bioniche che tra l'altro è un po' che volevo, non credo che sia uscito da tantissimo. Questo si chiama esattamente la linea Defense, che è celeberrima, insomma molto famosa in Bioniche, nel brand Bioniche Hydra Jelly. Tra l'altro, una di voi che io confondo perché io ho due iscritte che hanno un nome non simile, però io li confondo. Una è Anna Maria e l'altra Maria Cristina, mi sembra, una cosa del genere. Io le confondo sempre anche nei messaggi in direct. Fatto sta che una delle due, io credo che sia una delle due, mi ha mandato questa foto prima ancora che io l'acquistassi, mi sembra. E io infatti le ho detto: sì, lo voglio acquistare. Ormai mi conoscete troppo bene. E di cosa stiamo parlando? Parliamo di un prodotto estremamente idratante perché contiene acido ialuronico, quindi grande idratazione alla pelle, rimpolpamento, si dice rimpolpamento, vabbè, rimpolpa bene la pelle, quindi una bella pelle soda. E l'altro che gli assomiglia molto, questo però ovviamente è un prodotto bio certificato, è questo di Madara. È molto simile, molto veramente. Ora la formulazione non saprei perché non l'ho ovviamente affiancata, ma ovviamente Madara, essendo biologica, utilizza delle materie prime. L'avete visto sicuramente, non so sicuramente, io ho fatto il video dedicato a Madara che vi linko qui, che è il video precedente a questo, e ha delle formulazioni completamente verdi, quindi un inci verde, e comunque vedete, sono acidi ialuronici. Si assomigliano un po', come forse questo sembra più concentrato. Comunque, va bene. Vi volevo solo appunto far vedere questo prodotto che io trovo estremamente idratante per la mattina. Questo di Bioniche lo utilizzo al mattino come base, quindi dopo la detersione, dopo il tonico e se voglio applicare la Essence, e poi utilizzo lui. Poi sopra vado con un altro siero. Per me l'acido ialuronico è proprio la base di tutto, lo sapete, e lo sarà anche in estate, quindi anzi vi farò un video poi più avanti, ne parleremo ancora di acido ialuronico. Questo invece, essendo della linea Time Miracle, una linea più anti-età, anti-age, lo utilizzo alla sera, come sempre, insomma, cose che io vi dico sempre, sapete a memoria ormai, potreste fare i video al posto mio. Sono 50 ml, come se fosse quindi non un siero, bensì una crema. Bella la confezione in vetro, invece è in plastica riciclata quella di Madara, e
E mi piace tanto, mi piace tantissimo. È un'acqua gel idratante, ha vari pesi molecolari, quindi sapete, no, che l'acido ialuronico penetra, quindi può penetrare più in profondità, a media profondità oppure più in super, so, tre pesi molecolari sono questi. È fresco, è trasparente, è in gel, si assorbe subito, ve lo consiglio, quindi compratene. Se avete, vabbè, già quello di Vichy, utilizzate quello, che so che molti di voi l'avevano comprato, il minerale 89. Però insomma, fate scorta magari proprio in vista dell'estate. Tra l'altro oggi di nuovo una giornata tremenda, pioggia, freddo, boh, vabbè, qui mi fa strano parlare di estate perché comunque ha fatto giorni tipo 26 gradi, ma oggi proprio no. Domani speriamo di sì, perché domani non lavoro e vorrei un po' uscire, sperando che non piova. Allora, andiamo avanti con, vabbè, un'acqua micellare che ho appena ricomprato, quindi vabbè, questa la sto piano piano terminando, mi piace da impazzire. Questa è quella di Garnier Skin Active, l'acqua micellare più latte idratante, esatto, per pelliccie sensibili, vi ho parlato già in lungo e in largo, è il secondo che utilizzo. E è tipo quello rosa, sì, al tappo rosa, però essendo è un latte, non è un latte detergente, è un'acqua lattiginosa, ecco, preferisco chiamarla così. Come la utilizzo? Direttamente su un dischetto di cotone o un dischetto di bambù, insomma, un panno, microfibra, quello che volete voi. Lo passo e mi piace tantissimo perché oltre a rimuovere il make-up, ammorbidisce la pelle, la rende bella morbida e già anche un po' idratata, cioè che quando io vado a risciacquare tutto, la pelle è morbida. E per questo mi piace tanto. Quindi se avete una pelle secca, sensibile, anche un po' matura, è perfetto. Poi andiamo avanti con uno scrub che mi sembra di aver utilizzato in una diretta su Instagram con la Manu. Ciao tesoro! Tra l'altro facciamo una diretta settimana insieme e questa settimana la facciamo esattamente domani. Da domani, cioè il giorno che voi vedrete il video, perché oggi è lunedì, martedì, esatto, alle 18:30 più o meno, sì. Comunque, vabbè, se mi seguite su Instagram lo saprete già. E quindi questo l'avevo già utilizzato. Questo è un prodotto che ho acquistato su Amazon, nel negozio proprio, perché Amazon, ecco, anche i negozi all'interno, che è il negozio Detox Skin Food. Questo è un brand che mi sta incuriosendo sempre più. Ci sono delle linee che trovate su Amazon e nei vari negozi, no? Perché poi voi com'è che capite se c'è il negozio? Perché dove c'è il prodotto in alto c'è il riferimento, cioè il negozio che lo vende. Poi può essere anche una parafarmacia, faccio per dire. Però clicca in genere, poi se c'è scritto proprio il nome del brand, è il brand che lo rivende, no? Ok. E quindi poi cioè, ti si apre un mondo, scopri di tutto e di più e vuoi comprare tutto. Infatti io sto comprando il mondo, va bene. E allora, di cosa sto parlando innanzitutto? Si chiama, come ti chiami? Key Ingredients, sì. È un face scrub molto particolare, è un esfoliante. Tra l'altro, scusate, sta diventando notte qui, praticamente. Boh, ho iniziato il video che c'era luce, ora no, vabbè. Vedete, è molto liquido, è uno scrub molto particolare, molto concentrato, non è che sia aggressivo, anzi non lo è, è molto liquido e mi piace molto, scrubba benissimo, abbastanza appunto delicato, un bel prodotto. Questa linea, questo brand fa dei prodotti molto interessanti da quello che ho visto, dalle recensioni che ho visto sul web. Mi sa che proverò prima o poi tutto. C'è anche perché io non so se fate anche voi così. Ora sto un po' divagando. Oggi io voglio di parlare. No, veramente sempre. Ma su Amazon io cosa faccio? A parte le liste infinite, ma io delle liste non so voi. Ma faccio anche così: metto tutto nel carrello, no? Poi faccio delle risate con mio marito perché poi, ovviamente, beh, io ho solo un account e poi lui mi dice: vabbè, voglio comprare dei libri. Rimettere il carrello c'è 200 euro, ma no, no, aspetta, sono i miei prodotti, allora poi cosa faccio? Quando ovviamente non li compro in quel momento, li metto nel carrello e poi clicco salva per dopo.
non fa, ecco, se lo voglio rimuovere, che non mi interessa più, perché poi ci posso anche pensare, dico no, no, non lo voglio, mi è capitato un sacco di volte. Clicco su salva per dopo e faccio così, insomma, e me lo ritrovo poi nei sotto, quindi c'è tutta una lista infinita. Vabbè, ho divagato come al mio solito. Passiamo ai sieri. Allora, quali sono stati i sieri, oltre a quello di Bionic, ovviamente, e di Madara, che ho utilizzato maggiormente, e alcuni li ho scoperti forse anche ad aprile, sicuramente, magari farò anche il video delle scoperte che non l'ho più fatto. Allora, sicuramente parliamo di vitamina C, ve ne ho parlato nel video che vi linko qui, ed è la vitamina C. Per me, vitamina C sono fondamentalmente, sono stati nel mese di aprile, questi due sieri, con queste boccettine scure che mi danno sicurezza, fiducia, garanzia della qualità anche, no? Del prodotto. Sto parlando di Idun Care, non so bene come si pronunci questo brand perché non ne parla nessuno, non l'ho mai sentito nominare da nessuno. È un siero portentoso alla vitamina C anti-age, contiene anche l'acido ialuronico perché spesso è abbinato, per quello che io spesso anche lo abbino, anche la vitamina C pura, pura nel senso, non so se questa è solo vitamina C, mi sa di sì. Ad esempio, questa è solo vitamina C, ci metto anche l'acido ialuronico sotto, faccio la base, acido ialuronico, ma lo faccio anche con questo, tanto male non fa la pelle, anzi la rende più idratata e rimpolpata. Sono due ottimi, ottimi, ottimi prodotti. Questo so che lo conoscete in tante, Satin Naturel, è un brand molto conosciuto. Esiste anche la versione più grande da 100 ml, questa è da 50 e questa è da 50, quindi sono estremamente grandi, non hanno un costo eccessivo, sono favolosi e anche l'INCI, ecco, non è niente, niente male. Poi arriviamo, va bene, sempre a lui, va bene, ormai non ne potrete più, sto parlando di Fresh, sì. Questo proprio è il siero proprio del momento in assoluto, questo è un siero che trovate su Sephora, un siero super vitaminico che vi rende la pelle bella, compatta, soda e luminosa, soprattutto luminosa, quando lo utilizzate anche qui si vede la differenza, un po' come la vitamina C, però questo noto incredibilmente, poi va bene, non so, oggi mi vedo una pelle pazzesca, non so se si vede in camera. Anch'io vedo proprio, cioè me ne rendo conto, pur usando tanti prodotti, come spesso mi dite, ma come fai a capire quali funzionano e quali no? Beh, li utilizzo per un bel po' da soli, cioè per un bel po', va bene, non è che li devo utilizzare per mesi, però allora, guardate, contiene ovviamente limone, arance, tutti questi agrumi, oltre che le vitamine. È molto leggero e ve ne innamorerete. Un'altra novità del mese scorso è questo siero un po' oleoso perché contiene diversi oli organici di Cutis Sanus. È un brand che anche qui non penso che non conosca quasi nessuno perché ne ho parlato durante la diretta. Vi faccio vedere Cutis Sanus, sì, sempre paura di sbagliare il nome. Allora, ne trovate tantissime referenze così, nel senso che ce n'è. Questa è quella, io ho scelto quella Anti-Aging Serum, scritto qua in basso. Poi abbiamo quello con la vitamina C, ce n'è di tutti i tipi per la pelle, anche grassa, per pelli sensibili. Insomma, io ho scelto quello anti-età. Cos'è? È un siero, anche questo, concentrato con tanti oli organici miscelati tra di loro. E io, insomma, li mischio, li miscelo, li addiziono, li aggiungo alle creme, li addiziono ai sieri più cremosi, insomma. All'acido ialuronico, sapete che faccio sempre cose diverse e scusate, non volevo fare nessuno zoom. Cos'è questo? Un pelucco. Quindi è un siero oleoso, però è un olio secco. Certo, se abbondate, io metto sempre 3 goccine, non di più, e lo utilizzo tutti i giorni. Adesso anche al mattino mi piace tantissimo e anche questo rende la pelle super luminosa. Poi un tonico che sapete amo moltissimo e che sto utilizzando a più non posso è questo di Pixi. Questo è il Milky Tonic, sempre preso da Sephora. Non so se c'è la versione più grande, io in genere compro quelle piccole perché così insomma ne provo di più. E mi piace tanto perché è un tonico, sempre un po' come l'acqua micellare di Garnier, lattiginoso che rende subito la pelle idratata al massimo. Io come la applico? Non sul dischetto, bensì nel palmo delle mani,
metto un po', non so che cos'ho che mi. Ho dei pelucchi, dei, non dei pelucchi, dei pezzettini scuri, non so cosa possa essere. La fascia potrebbe essere, ma sono nuove queste fasce, sempre su Amazon anche queste. Ne metto un po' nel palmo della mano e poi faccio così, un po' come un siero. E lo adoro, soprattutto al mattino, mi piace tanto. Invece la sera utilizzo quello al retinolo, non sempre ovviamente, sapete, io a usare sempre gli stessi prodotti mi annoio, come dico sempre io. Poi, per quanto riguarda invece il corpo, non ve ne parlo mai del corpo, o meglio, no, mai no, meno. Sto utilizzando, ma sono già a metà praticamente, questa crema che avevo fatto vedere, mi sembra uno svuota la spesa Tigotà. Ma se non erro, ve lo lascio qui, non vorrei sbagliarmi. Questa crema attiva urt, effetto urto contro gli estetismi della cellulite. Non fa i miracoli come nessun prodotto cosmetico, però aiuta. Aiuta molto, soprattutto se fate un bel massaggio. Quindi dopo la doccia, al mattino, faccio un passaggio dalle caviglie, venendo su, anche facendo dei massaggi che ho visto a volte fare. Non che io sappia farli perché non sono assolutamente in grado, però io ho una grande passione, a parte viaggiare, quando posso, che in hotel c'è una spa, vado subito a farmi fare un massaggio e cerco lì di carpire, di guardare come fanno questi massaggi, no? A volte dico ad Antonio, fammi anche tu, e lui, no, no. E quindi ovviamente non sono in grado, ripeto, ribadisco, no, ci tengo a dirlo perché, però sicuramente partendo dalle caviglie, fino insomma arrivando oltre anche il ginocchio aiuta moltissimo e quindi mi sta piacendo tanto. Ma poi un'altra cosa, lascia la pelle idratata in un modo incredibile. Io ho sempre la pelle secca del corpo. Poi il detergente, mi sono dimenticata, questo è un detergente ottimo. Questa è la linea che si chiama Collagenil, non so se la conoscete, è abbastanza penso famosa, Collagenil. Anche qui trovate il negozio su Amazon e mi piace tantissimo, l'avete visto anche nel video dedicato al collagene che vi linko qui. È un soft scrub detergente, quindi è uno scrub leggermente esfoliante, quindi da utilizzare su base quotidiana non ci sono problemi, nel senso che non è troppo aggressivo, è piacevolissimo, mi lascia la pelle luminosa, schiarita, morbida. Vabbè, ora non ho messo quasi niente, vabbè, volevo farvi vedere i granelli, ma vabbè, comunque insomma, penso di averveli fatti vedere anche nel video. E un ottimo prodotto e a un prezzo anche questo contenuto. Ultimo prodotto è un accessorio beauty di cui non vi parlo mai, ma io le sopracciglia me le faccio da sola, non con la pinzetta perché non sarei in grado. A parte che io non ho tantissime, cioè non ho proprio peli, sono molto fortunata, non li ho mai avuti, ho un capello, ma poi andando in là non ho proprio peli, ecco, non sono fortunatissima. Però le sopracciglia ovviamente qui sotto per pulire semplicemente un po' la zona, no? Perché non mi piace, ok? A volte vedo delle foto, va bene, insomma, ci siamo capiti, c'è gente che si trucca che ha delle cose qua allucinanti. Comunque, cosa utilizzo? Un prodotto che ho preso da almeno 3 anni, lo avrò, se non 4, della Vette. Questo l'ho comprato da Tigotà, l'avevo pagato mi sembra sui 17-19, ma ora ho visto che costa un po' di più. Io ve lo consiglio caldamente perché lo utilizzo 2 volte a settimana più o meno, ruoto e passo qua sotto. Beh, ora non è che mi vedo, ma tanto adesso non ho niente perché l'ho fatto ieri. E allora, innanzitutto non mi dà fastidio, non fa male, non perché sapete che poi io facevo anche ad esempio la ceretta e purtroppo la palpebra superiore poi tende a scendere. Invece con questo che è estremamente delicato e poi una cosa veloce, non invasiva, insomma, ve lo consiglio. Ovviamente altri strumenti, altri accessori, volevo dire. Anche un po' più un altro accessorio un po' più grande da inserire, che però devo dire la verità, col fatto che non ho peli non ho mai utilizzato da nessun'altra parte. Vi saluto, vi abbraccio, vi mando un bacio grande, al prossimo video. Ciao Giulia, muah, muah, muah. Ciao.